Allora, vediamo se va tutto bene, se si sente bene la live. Allora, vediamo la mia live, se si vede, se si vede. Si vede, si senta? Non so. Ok, va bene, posso. Buongiorno ragazzoni, buongiorno. Stamattina ho deciso di fare un po' di FIFA 20, poi a breve porterò FIFA 21. E visto che ultimamente non ci sto giocando più su FIFA 21 sulla PS4, lo porterò sul PC a breve. Intanto facciamoci, continuiamo questo campionato su FIFA 20. Non ho mai fatto tante live su FIFA, penso che va bene FIFA 20, spero che vi piace come gioco. Ho anche PES 21, sempre il campionato con il Napoli, sempre lottando per lo scudetto, per la Champions, eccetera. Intanto facciamo un po' su campionato qua, adesso vediamo un po' che succede. Ah, io devo vedere un attimo il portiere se va. No, mettiamo la maglietta bianca, allora va così. Allora, Lozano, Osimhen. Ah, ma io qua non c'ho la formazione modificata. Come mai? Ah, ce l'ho, ce l'ho. Ok. Vabbè, va, giochiamo così. Via! Iniziamo le danze in campo. Allora, 9 minuti, facciamo esperto, ok. Anzi, facciamo campione, vai, campione. Vai. Campione. Vediamo un po' se il portiere riesco a farlo. Ragazzi, io l'avete visto in Napoli, che delusione. Meretto incapace, raga, Meretto incapace. Meretto ne buono. Eccoli, no, della Champions, che emozioni! New Champions! Sono Champions!
incendio. Dulce Abraham! Dai, 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 ragazzi, dai. Iniziamo, iniziamo. Giocata sugli esterni. Lovren. Oh! No! Palla consegnata agli avversari. Sì, vai, il portiere funziona. Cavoli! Spesso rappresenta un'importante valvola di sfogo, lo sappiamo anche dal punto di vista sociale, la possibilità di evadere dai problemi, dalle difficoltà quotidiane, anche solo per un paio d'ore. Sottoscrivo, Pierre. Lo sport può servire anche a regalare qualche ora di relax alla gente. Rimessa laterale da posizione avanzata. Dovrebbe andare al cross. Può ricevere da posizione interessante. Offside, è arrivata la segnalazione dell'assistente che ha visto la posizione irregolare. Sì, la linea era molto alta, abbastanza facile. I padroni di casa hanno già praticamente in mano la qualificazione, oggi proveranno a conquistare anche la testa del girone. Ottima visione di gioco qui. Ecco il tiro. Ah, nuts. Oh, nuts, ancora andiamo in sbaglio! Cazzo! Riflettori puntati su Dybala, vedremo cosa saprà dare l'argentino. Oggi vorrà continuare la sua personale collezione di palloni, fissando la tripletta messa a segno nell'ultima gara. Sono proprio curioso di vederlo all'opera. The West. Si gioca a norma del vantaggio, palla recuperata dagli avversari, prova a salire lateralmente il Napoli, può colpire da lì, può crossare da lì, attenzione, la palla è lì. Depp. La spazza via. Ecco Politano. Posizione ideale. Respinta col corpo. Prova a piazzare. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura. Attenzione perché l'azione che vale il ma no! Peccato! Mamma mia, che azione! Guarda là, va. Non devono abbattersi. Napoli vicino al vantaggio, al gol del vantaggio. The West. Uronen. Il Napoli si presenta a questa sfida con i favori del pronostico. Sarà una gara agevole, Stefano. Attenzione, attenzione! Non dovrebbe sfuggirgli. Pallone invitante. Cross intercettato dalla difesa. Lozano. Lozano, un motorino, Lozano, un motorino, un motorino! Taglia centralmente. Allora, no, già segnato. Grande Osimhen! Applausi del popolo del San Paolo. Manolas. Manolas. Veretù. Politano. Politano, attenzione. Vediamo cosa fa ora. Con verticale interessante. Ah!
ecco il replay dell'azione precedente. Sono andati veramente vicini al gol. Paolo Dybala, che numero! Vada là, va. Paolino Dybala. Politano. Manolas. Apre il gioco. Ecco Politano. Lozano. Lozano. 1-0 ed è un vantaggio assolutamente. Lozano! Sono d'accordo, Pier. È solo questione di tempo. Portandosi sul 2-0. The West passa a gironi della UEFA Champions League, giunto ormai agli sgoccioli, squadra a caccia di punti per assicurarsi un posto negli ottavi. Superare il primo turno è il primo step sul cammino che porta alla finale. Qualificazione da blindare sul campo nei minuti che restano ancora da giocare. Bravo qui a smarcarsi. Buona qui la lettura del difensore. Vediamo cosa inventa ora. Prova la botta. Portiere che sventa la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Si è lasciato sorprendere. Palla verso il centro dell'area. Super De Gea. Vale come un gol. Altro gabaretto. Occhio alla botta. Napoli che ha fatto più possesso palla. Occhio al pallone filtrante. Palla invitata, attenzione. Palla ribattuta, ma non è finita. Guarda là! Guarda, pure il tuo che palla traverso. Madonna, oh. Guarda là, ma cosa fa? Cosa fa? Paolo Dybala. Ah, io mi chiappa da traverso. Oggi pure la traverso, padre, qua. Oh, mamma mia, mamma mia. Grande numero di Dybala, oh! Madonna che tiri! Occhio al corner! Respinge il pallone di pugno! Legge bene la traiettoria qui! Lozano! Grande tempestività di questo intervento! Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Uronen. Uronen. Pallone invitante. Oh, prima chi so. Intervento fondamentale in area di rigore. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Abito! Ma che fischi! Che... Madonna mia! Intervento pulito sulla palla. Pallone interessante di Dybala. Allora Zano! Ha spazio per andare. Attenzione, pericolo! Decisivo qui, allontana la minaccia. Pallone controllato senza difficoltà dei difensori. Grande Politano Dybala. Manolas. Veltman. Paolo Dybala.
Ottima partita per Dybala. Veretout. Stanno vincendo, risultato che premia la prestazione. I giochi però sono ancora aperti, vero Stefano? Napoli che sembra avere il controllo della partita in questo primo tempo. Ora devono spingere per provare a chiuderla se vogliono evitare il ritorno degli avversari. Ci sarà da soffrire, giusto così. Però bisogna anche farlo per portare a casa il risultato positivo. Contrasto eccezionale. Lovren. Prova a salire lateralmente il Napoli. Lettura perfetta e palla recuperata. Uronen, ancora la circolazione di palla, può colpire da lì, ha spazio, palla consegnata agli avversari, perfetto oggi nei passaggi, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone, Dybala può metterla da lì, che gol, splendida rete, tutto fermo, gol annullato. Ma dove sta quel gioco? Dove sta quel gioco? Velocità normale, è sembrato anche a me che fosse in fuorigioco Pierluigi. Ecco qui il gol non convalidato dall'arbitro per una potenziale di fuorigioco che se c'era era proprio millimetrico. È vero, decisione sicuramente difficile al limite, ma che condivido Pier, bravo l'assistente. Buona qui la lettura del difensore. Tu giocata di qualità per intercettare il pallone, un po' di delusione nel loro fila, speravano di chiudere il primo tempo, no, finalmente Stefano pilato proprio prima avventura, anche se non è proprio finalmente questo qua. Fischia l'arbitro, si riparte dunque per la ripresa di questa quinta giornata della fase a gironi della Champions. Ci attendono 45 minuti tutti da vivere. Recupera palla, intercettato bene il pallone. C'è il recupero del pallone. Bel passaggio. FIFA 21, Stefano. Come stai Stefano? Tutto a posto? Stefano, Stefano. Prova la botta, si era liberato bene, ma è arrivata la segnalazione della compralo quando posso, ancora lo compro, no no, direttore di gara che la possibilità, una potenziale occasione da gol, posizione di offside al limite, ma credo si trovasse oltre l'ultimo difensore, perdono palla banalmente, ha spazio davanti a sé. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Ed ecco con l'aiuto della regia il match che attende i padroni di casa nel prossimo turno di Serie A. Buon possesso palla, caccia di spazi. Vediamo cosa inventa ora. Bravo qui a smarcarsi. Non può sbagliare. Il portiere in presa sicura. Secondo alcuni canali sportivi H24, Lorenzo Insigne potrebbe firmare con il Barça. Ha dimostrato il suo valore in campo, è normale che abbia attirato l'attenzione da parte di diversi club. Occhio qui al pressing, rischia il portiere. Palla larga, Lozano. Attenzione a Dybala.
palla che viene rilanciata in avanti. Veretout, Lozano, occasione d'oro, buon intervento ma non è finita. Dembe, De West, ha spazio per andare. Suggerimento interessante. Un tiro davvero inguardabile. Veretout, Dembe, Lozano. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Il direttore di gara concede il vantaggio. Sembra la scelta giusta. Può ricevere la posizione interessante. Ci pensa lui a spazzare via. Possesso palla per gli avversari. Ottima visione di gioco qui. Servito bene Dybala. Attenzione! Ecco il gol! Risponda con l'aiuto del palo. No, tanti giochi Stefano, ma non è che per tappare tempo te. Ho tanti. Dybala! Grandissimo gol! Paolino Dybala! Ma sai quando devo giocare? Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico, il tecnico può allentare un po' la tensione. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Accompagnano l'azione. Si butta in avanti. Dembe. Prova a salire lateralmente il Napoli. Gli ruba benissimo il pallone. I tifosi dimostrano di non aver gradito la decisione dell'arbitro. Per loro era rigore. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Posizione ideale. Si porta in mezzo. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Dybala. Veretout. Dybala. Dembe. E c'è la parata, senza difficoltà per il portiere. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Pallone recuperato senza problemi qui. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Sostituzione in arrivo. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. Palla consegnata agli avversari. Cuadrado.
Riconquista il pallone con un buon intervento. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Vediamo cosa inventa ora. Cerca il palo corto. Senza problemi il portiere, qui bravo in uscita. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Lovren, Manolas, si limitano a far girare palla nella propria metà campo e fin qui il gioco funziona. Un'altra bella trama, una fitta rete di passaggi perfetti da Manuano. Sì Pier, la squadra sta interpretando bene, molto bene la partita di oggi. Prestazione da incorniciare, la loro hanno concesso veramente poco agli avversari, vantaggio che mi sembra meritato. Risultato che premia di netto il Napoli, l'avevano preparata così e l'hanno giocata così, bravi poi i giocatori a mettere in campo le indicazioni del loro tecnico. Adesso attacca la testa bassa nel tentativo di recuperare il punteggio con gli attaccanti pronti a sfruttare i cross. L'allenatore ha deciso di aumentare la pressione mettendo pallone in aria per la testa degli attaccanti. Conducono nettamente, 3-0, non manca molto al termine, questo risultato può dare fiducia e morale, Stefano. Il Napoli dovrà giocare contro il Bologna. Quella di oggi è una vittoria frutto di una prestazione convincente. L'allenatore può essere soddisfatto dell'atteggiamento in campo dei suoi giocatori. Il difficile ora sarà mantenere alta la concentrazione in vista del prossimo impegno. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Occasione per Quadrato, attenzione! Portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, molto bene. Si è lasciato batter da questa conclusione. Sostituzione in arrivo. Occhio al corner. Lancia l'angolo, presa del difensore. Politano. Sale Quadrato. È in buona posizione. Occasione per Quadrato, attenzione. Ci ha provato qui l'attaccante, ma tiro troppo debole. Era nella posizione per concludere la rete. Ha sprecato malamente. Regalano palla agli avversari. Quadrato. Tocco verticale interessante. Hanno sprecato una grande occasione. A tu per tu col portiere. Potevano andare in vantaggio. Bravo il portiere a rimanere in piedi fino all'ultimo. Intervento salva risultato questo. Pallone in mezzo, ma non granché qui l'intervento del difensore. Sale Quadrato. Under. Quadrato. Riconquista palla con il tackle. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Cross sprecato qui, non c'è nessuno. Saranno 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Under. Uronen. Lozano. Politano. Hanno fallito l'aggancio al primo posto, ma direi che non è il caso di drammatizzare, vero Stefano? Beh, sono già matematicamente secondi. Certo che se dovessero vincere il girone, le loro prospettive potrebbero cambiare nettamente in meglio. Metterebbero gli avversari sulla carta più forti. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande.
Abbiamo finito. Grazie.
Tra pochi istanti la gara fondamentale per la classifica, possono chiudere in testa il girone dopo essere già certi di un posto ottenuto per la prossima fase. Pioggia che è caduta incessante su Liverpool alla vigilia di questo match, terreno di Anfield che sembra in buone condizioni. Pierluigi Pardo vi saluta e vi ringrazia per aver scelto ancora una volta le frequenze di EA Sports. Anche per questa partita vi avverrò del contributo di Stefano Nava. Riflettori accesi sulla UEFA Champions League per questa sfida della fase a gironi. Si sfidano Liverpool e Napoli. Formazione ospite che ha un motivo in più per fare bene oggi la prospettiva di avanzare il comando della classifica del Cirone. Fiducia in vista dei prossimi impegni. Gara in sipario sulla prima fase della Champions, gironi che non hanno deluso le attese regalandoci gol e spettacolo. Merito dei tanti campioni capaci di rendere questa competizione tra le più affascinanti a livello di club dell'intero panorama mondiale. Vediamo la formazione iniziale del Liverpool. Alisson in porta, in difesa Van Dijk con Matip, Momo Salah insieme a Sadio Mané largo sulla fascia e davanti Bobby Firmino, unica punta. Vediamo la formazione iniziale del Napoli, eccola. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul 4-3-3. Tridente offensivo composto da due attaccanti schierati larghi sulle fasce e una punta centrale. Un classico. È il Liverpool a manovrare il primo pallone del match. Buono il recupero del Napoli. Ottima visione di gioco qui, sale Insigne, può colpire da lì, come ha fatto a non inquadrare la porta da lì Stefano, sembrava impossibile. E la mancata anche di parecchio, Pier, peccato, perché la potenza c'era. Lui è uno scontro diretto, lui giocò nel Manchester City, dico. Si disputa sotto la pioggia e questo può in qualche modo condizionare le scelte dei due allenatori. Terreno bagnato potrebbe creare dei problemi alle due squadre, dovranno trovare in fretta le giuste contromisure. La squadra ospite vuole il primo posto nel girone dopo aver già conquistato il pass per la fase successiva e farà ovviamente di tutto per ottenerlo oggi. La qualificazione è già al sicuro, gli basta un solo punto per accedere alla fase successiva come prima nel girone. Lozano prova a salire lateralmente il Napoli. Lozano con la blocca Alisson, attenzione, si gioca. Wijnaldum. La regia ci propone due dei possibili protagonisti della sfida di oggi. È un duello questo tutto da seguire. Due giocatori che non hanno certo bisogno di presentazioni, due elementi importantissimi per i rispettivi allenatori, tra i beniamini dei tifosi. Ripartono in campo aperto. Liberissimo, pericolo. Alisson.
Robertson, ma il pallone è ancora lì. Vediamo cosa fa ora. Veretout. Attenzione perché è pericoloso. Si libera alla grande. Che gol! Splendida rete! Non ha dubbi qui l'assistente. È fuori gioco e dunque il gol viene annullato. I giocatori protestano. L'arbitro e il suo collaboratore non hanno avuto dubbi. Ecco qui il gol non convalidato dall'arbitro per una posizione di fuori gioco che se c'era era proprio millimetrico. È vero, decisione sicuramente difficile al limite, ma che condivido, Pier. Bravo l'assistente. Palla consegnata agli avversari. La mette in mezzo. Brutto cross, il suo problema per la difesa. Tra gli attesi di oggi, certamente Firmino, uno che quando è in giornata può spaccare in due le partite. Che fosse un attaccante di razza, uno con il gol nel sangue. Beh. Intervento da cartellino questo, vediamo. È arrivato il cartellino, ammonizione che mi sembra sacrosanta. Chi più a Luigi? Non accenna nemmeno una protesta. Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male, quindi fallo c'è tutto. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è accorto. Palla che resta in zona pericolosa. Artiglia bene il pallone. Attenzione al movimento dei compagni. È entrato fuori tempo e qui può starci il cartellino. E il giocatore del Napoli finisce per essere ammonito. E poteva andargli anche peggio. Intervento in scivolata, ma prende nettamente le gambe dell'avversario, non il pallone. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare il tiro. Portiere che interviene senza problemi su questo colpo di testa. Più che un tiro sembrava un tentativo di alleggerimento, non lo vuoi che ti dica. Sala. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. C'è campo per andare, attenzione. Veretout. Lovren. Occhio qui all'azione del Napoli. Può portarsi in vantaggio. Un intervento che vale come un gol. Wijnaldum. Fabinho. Il ripiegamento di Firmino che vuole palla. Palla gestita da Firmino. Ottimo intervento in copertura. Milner. Roberto Firmino. Va profondo Firmino. Mané. Cerca il traversone. Interviene e allontana. Occhio alla ripartenza. Lozano. Palla che finisce sul palo. Ederson. Alexander Arnold. Risultato che non cambia. Legni protagonisti su questa conclusione. Arriva la bandierina. Fuori gioco di Mané. Tutto fermo. Fuori gioco, davvero di poco, ottima la chiamata del guardalinee. Ha interrotto una potenziale azione da gol. Posizione ideale, gran palla in mezzo. Opportunità, ma la blocca Alisson, attenzione, si gioca. Portiere che recupera il pallone dopo il grande intervento di pochi istanti fa. Ha saltato letteralmente la porta prima. Devono portarsi in vantaggio, se avessero sfruttato quell'occasione incredibile cosa si sono mangiati. Che rischio che hanno corso Pierce, se la sono vista brutta i tifosi dei Reds. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Attenzione perché è pericoloso. Veretout. Zinchenko. Hanno spazio per andare in contropiede. I compagni si fanno vedere.
sei tu, Mustafi. Buona qui la lettura del difensore. Pallone perso. Veretout. Fabiano. Palla vaga. Bel passaggio. Roberto Firmino. Possesso palla per gli avversari. Può ricevere una posizione interessante. Sicuro il portiere, buona la fuoriuscita. Milner. Wijnaldum. C'è il lancio sulla fascia. Regalano palla agli avversari. Henderson. Sala. Lo vede. A metri per avanzare. Crossi in mezzo. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Lozano, gran palla, palla gol che sfuma, sembra giusta la decisione del direttore di gara, netta qui la posizione di offside. Offside netto, come dimostrano ancora le immagini, brava qui la linea difensiva ad alzarsi, meno attento l'attaccante che ha vanificato una potenziale palla gol. Zinchenko. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Un altro ottimo passaggio. Il ripiegamento di Firmino che vuole palla. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Veretout. Perdono palla banalmente. Sala. Fabinho. Wijnaldum. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. 180 secondi alla fine. Napoli che si fa minaccioso. Ha spazio per il cross. Condizione ideale. Difensore che interviene e libera l'area. Fabian. Vediamo cosa inventa ora Fabian Ruiz. È arrivata la segnalazione, l'arbitro ha fermato il gioco, la posizione è irregolare. Irregolare, ma l'azione di gioco è stata molto spettacolare. Roberto Firmino. Fabian. Lozano. Bravo qui a smarcarsi. Lozano. Seconda frazione che sarà fondamentale per decidere le gerarchie del girone per quanto riguarda le prime due posizioni. Eh sì, al momento sono loro in testa e proveranno a difendere questo risultato con le unghie fino al 90esimo. Vincere il girone è troppo importante, non possono lasciarsi sfuggire questa occasione. Possesso palla della ripresa, ultimi 45 che chiudono la fase a gironi della UEFA Champions League. E speriamo di congedarci con un match degno di questa competizione. Lovren. Fabiano. Zinchenko. Fabian Ruiz. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Fabian Ruiz. Thank you.
che è uscita, si ripartirà con la rimessa laterale. Fabian, mamma mia cosa ha fatto qui, può crossare in mezzo, attenzione perché è pericoloso, può colpire da lì, palla deviata, sarà corner. Non ha giocato male i primi 45 minuti, ma il suo impatto sulla gara è stato inferiore alle aspettative, sei d'accordo Stefano? Non ha segnato, ma ci è andato vicino. Solo i legni della porta hanno impedito alla sua squadra di chiudere il primo tempo in vantaggio. Corner in aria. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Roberto Firmino. Questo è l'avversario che attende la squadra ospite della prossima giornata di Serie A. Fabian. Zinchenko. Veretout. Buono il possesso palla per il Napoli in questa circostanza. Pallone che si spegne sul fondo e sarà dunque rinvio. Fabian. Fabian Ruiz. Vediamo cosa fa ora. Palla interessante dello spazio. Palla verso il primo palo. Hanno messo il pallone in area ma senza precisione. Palla consegnata agli avversari. È in buona posizione. Appoggio per Insigne. La spazza via. C'è la sostituzione Providenza. Il giocatore ad abbandonare il campo è Reinaldo, sostituito da Oxlade-Chamberlain, centrocampista attaccante esterno, che fa della velocità la sua arma migliore, imprendibile quando parte in possessione, dotato di un buon dribbling con cui riesce a liberarsi spesso al tiro. Pallone recuperato senza problemi qui. Può girarla Lozano. Mané. Oxlade-Chamberlain. Lettura perfetta e palla recuperata. Sale Insigne. Può ricevere una posizione interessante. La mette in mezzo. Alexander Arnold. Anderson. Sala. Anderson. Roberto Firmino. Da profondo Firmino. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Veretout. Mustafi. Zinchenko. Insigne. La mette in mezzo. Facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole. Creare problemi al portiere, troppo facile. Alexander Arnold. Anderson. Oxlade-Chamberlain. Roberto Firmino. Firmino ruba bene palla all'avversario.
intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occasione per passare in vantaggio. Palo, occasione, palla ancora buona. Risolve una situazione molto complicata. Mané, regalano palla agli avversari. Potrebbe essere il gol del vantaggio. E i legni hanno salvato il portiere. Perdono palla banalmente. Alexander Arnold. Henderson. Fabinho. Firmino, un po' isolato, deve abbassarsi per prendere palla. Ha recuperato il pallone senza fallo. Veretout. Lovren. Insigne. Fabian. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Roberto Firmino. Partita che sembrava destinata allo 0-0 e invece il gol è arrivato. Mi aspetto una partita diversa ora, giocata più a viso aperto, quantomeno dalla formazione di svantaggio. Si potrebbero aprire spazi invitanti e passare il contropiede. Aveva la porta completamente spalancata, non poteva sbagliare da lì. È da apprezzare il suo opportunismo e il suo senso della posizione. Un gol facile, certo, ma bisognava esserci. Si ricomincia con il Liverpool che conduce la gara. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Buon possesso palla, caccia di spazi. Allontana la minaccia. Il tecnico vuole tenere alta la concentrazione, per questo manda in campo forze fresche per difendere il risultato. È soddisfatto, direi, come stanno andando le cose, però non si deve rischiare. Meglio non staccare la spina prima del tempo. Pallone invitante. E possono ripartire. Fabinho. Matip. Sala. Efficace il loro tiki-taka oggi. Sembrano trovarsi a meraviglia in campo. Possesso palla per gli avversari. Zinchenko. Lozano può colpire da lì. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa. Ecco la segnalazione insieme e lo sai.
Alexander-Arnold, Oxlade Chamberlain. Appassionate testa a testa che li viene costretti a inseguire, seppure di poco, per recuperare lo svantaggio. Finale tutto da vivere. Finale che si preannuncia incandescente. Un solo gol da recuperare per il Napoli. C'è tempo per pareggiarla. Occhio però, eh. Non scoprirsi troppo, gli avversari possono approfittarne. Hanno segnato. I padroni di casa si preparano al cambio. Sì, Pierre. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Grande atmosfera adesso sugli spalti. Momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico. Quale gol adesso? Rivelarsi decisivo, visto che manca ormai poco alla fine. Roberto Firmino. Palla gestita da Firmino. C'è spazio per il cross. Bravo qui il difensore che allontana. Insigne. Keita. Oxlade Chamberlain. Mané. È in buona posizione. È in buona posizione. Bravissimo qui il difensore che recupera. Zinchenko. Insigne. Oh, okay. Grande tempismo in questo anticipo. Keita. Roberto Firmino. Cerca profondo Mané. Mané. Prova Mané. Efficace l'intervento del portiere che salva. Mustafi. Ancora due minuti da giocare. Veretout. Lozano. Zinchenko. Gran palla. Palla invitata, attenzione. Ah, per il pari, ma il portiere. Cazzo. Davanti a sé, occhio, portiere che blinda il risultato con questo intervento. Potrebbe essere la parata che dà la vittoria alla sua squadra. Occhio al corner. Interviene e allontana. Niente primo posto nel girone, ci hanno provato fino all'ultimo, non ce l'hanno fatta, possono comunque consolarsi col passaggio del turno che non è poco. Molte squadre farebbero volentieri a cambio con loro. Thank you for answering the questions.
Sale la febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio, ancora pochi istanti e si comincia. Bentornati sulle frequenze di EA Sports da parte di Piero Gibarno. Saluto Stefano Nava con cui condividerò questa telecronaca. Torna la Serie A con questo incontro che promette la... emozioni e spettacolo. Si affrontano Sassuolo e Napoli. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Paolo Dybala è sicuramente una delle stelle più attese di questo match. Vedremo cosa ci regalerà. A giudicare da come ha giocato gol da lui. Il record di reti è alla sua portata, uno stimolo in più per fare bene. Ecco gli 11 di partenza del Sassuolo. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo isolata la punta centrale là davanti. Ecco l'11 titolare del Napoli per questo match.
Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi ricalca quella che è la filosofia del tecnico: segnare un gol in più degli avversari. È un modulo che in passato ci ha regalato match ricchi di gol e di emozioni. Speriamo dunque di non rimanere delusi. L'arbitro dà inizio al primo tempo. De Frel. Obiang. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Avanza verso la porta. Intervento duro, mi aspetto un giallo. Cartellino giallo, l'arbitro vuol dare subito un segnale ai giocatori. Se cominciamo così, sa quanti ne prenderanno. Abbassare i toni. Intervento e scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario, non il pallone. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Lozano, pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Questa è l'azione di poco fa, ha dimostrato grande fiuto del gol e senso della posizione in questa circostanza. Da lì non poteva non inquadrare la porta e non ha sbagliato. Vediamo un volto disteso finalmente dopo il gol che sancisce il vantaggio della sua squadra. Si ricomincia con il Napoli avanti nel punteggio. Obiang, Cholian. Perdono palla banalmente. Lozano. Attenzione, tutto solo, palla che finisce sul palo, il Napoli in gol. È una grande soddisfazione per lui con la doppietta che conferma le sue straordinarie doti. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Risultato che soddisfa sicuramente l'allenatore. Finora c'è stata una sola squadra in campo. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Arbitro che concede il vantaggio. Scelta giusta. Spinazzola. Manuel Locatelli. Juricic. Cercano di aprire la difesa avversaria. Resiste al tackle. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Protegge il pallone dall'assalto degli avversari. Il Napoli conquista la rimessa con le mani. Dembe. Lozano può girarla. Puntuale qui il difensore nel recupero. Può ricevere una posizione interessante. Difende bene il pallone. Politano. Lozano. Lozano! E c'è il gol! Una giornata che non dimenticherà, è arrivata la tripletta. Tre gol, si porterà a casa il pallone. Eh sì, capita tutti i giorni di segnare una tripletta. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita. E all right! Bella, ciao! 417, grazie per il followers.
Grazie mille, di buona. Buono il recupero del Napoli. Lozano. Gran palla in mezzo. Ecco Politano. Taglia al centro. Ha intercettato l'ottimo pallone, evitando guai. Ciao, di dove sei? Ah, Sardegna, bella Sardegna, io Napoli. Ma giochi tu sul computer, hai il computer? Lo fa. Bella. Arriva il fischio dell'arbitro dopo la segnalazione del guardaline, dunque si riparte col giochi tu al computer. Che c'era giusta l'interpretazione dell'arbitro. È arrivata. Ah, ok, solo per lavoro. No, pensavo che giocavi. La decisione del guardaline mi sembra corretta. Ma io comunque faccio cioè porto molti giochi. Porto FIFA. Porto Euro Truck, non so se lo conosci. Sottovaluta la figura del portiere. E altri giochini. Pallone in mezzo. Palla che resta in zona pericolosa. Oh, fallo di mano. A cercare la testa di un compagno, ma domestica il pallone anche se c'è freddo. Comunque, se ti fa piacere, se puoi vedere altre live, se vuoi vedere altri giochini, me lo dici che le faccio poi le live. Più tardi penso che porto l'altro gioco là di camion. Certo, gol l'ha fatto di ballo. Allora, ti piace FIFA 19? Spinazzola. Il Sassuolo non è sceso in campo? Controllo.
pallone intercettato senza problemi. Ecco Politano. Lozano. Riconquista il pallone con un buon tecno. Rimessa a favore del Napoli. Veltman, Paolo Dybala, Lozano, alla buona per Dybala e il portiere recupera il pallone. Veretout, Lozano, perdono il pallone. Politano. Veretout. Ecco Politano. Lozano. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Difensore spazza in qualche modo. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Veretout. Attenzione perché è pericoloso. Paolo Dybala. E l'arbitro ferma tutto però per la situazione di offside. È un peccato, l'azione era molto bella. Obiang. Portiere senza problemi qui, pallone irraggiungibile per l'attaccante. Attenzione, c'è fuori gioco, c'è fuori gioco, il marcatore sembrava a pochi passi da lui. Politano, Lozano, interrompe bene l'azione intercettando il lancio, Juricic, De Frel, intervento duro ma corretto. Manuel Locatelli, De Frel. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Lovren. Spinazzola. De Frel. Comoda uscita del portiere. Sono metri per andare. Vediamo cosa fa ora. Impeccabile lettura difensiva. De Frel. Juricic. 4 minuti di extra time. Dybala. Occhio a Dybala. Attenzione a Dybala qui. Non trattiene? Occhio alla possibilità. No, facile l'intervento del portiere che si è invece esaltato sulla conclusione precedente, negando un gol che sembrava già fatto. Parata da sotto lineare, ha salvato il risultato, letteralmente. Spinazzola. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Può cercare il cross. Grande qualità, ha saltato il suo avversario. Troppo facile per lui. Intervento fondamentale in area di rigore. Palla molto interessante. Lozano. Può colpire da lì. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione. I riflessi fuori al comune. La mette in area. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. 5-0, sembra già una sentenza dopo il primo tempo. Avanza.
Molto grande la differenza di valori per pensare che in questo secondo tempo possa cambiare qualcosa. Vediamo. Può crossare da lì. Lozano. È in buona posizione. Ridà indietro il pallone al compagno. Palla allontanata. Dybala. Lo vede? Intervento decisivo. Bel passaggio. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Stavolta meno preciso del solito. Dybala. Occhio a Dybala. Palla buona per Dybala. Conclusione potente ma imprecisa. Potrà fare meglio da lì, Stefano. Ha optato per la soluzione di forza. Non forse poteva piazzarla. Regalano palla agli avversari. Stefano, cosa pensi del match che attende adesso il Napoli? Sarà di fronte all'Inter, un prossimo incontro di anno. Mi aspetto una partita equilibrata, almeno sulla carta. Politano. Posizione ideale. Nessun problema per l'estremo difensore. Lozano. Avanza col pallone tra i piedi. Centra in pieno il difensore. Lo ferma sul più bello. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me la scelta è giusta, al momento giusto, Piero. Spazio per il cross. Si accentra, attenzione. Paolo Dybala. Beltman. Possibilità di contropiede. Cedimento interessante. Attenzione a Dybala. Dybala! Ha avuto il pallone buono e non l'ha sprecato. Ha concluso nel migliore dei modi un'ottima azione di contropiede. E c'è il gol di Dybala. Mamma che colpo! Ha colpito ancora Dybala. Che giocatore, Pier. Talento fuori dal comune. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Spinazzola. Punta la porta. Buon lo spunto qui. È in zona cross. De Trell. Arriva la segnalazione di fuori gioco. Tutto fermo. C'è dunque la sostituzione. C'era bisogno di energie nuove, evidentemente. Veretout. Palla molto interessante. Attenzione a Dybala qui. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Può andare sulla fascia. Spinazzola. Chance per il cross. Non granché qui l'intervento del difensore. Dybala. Può colpire da lì. Grande intervento del difensore in area. Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Ferrari. Premia la corsa sulla fascia. E adesso si chiede addirittura al difensore centrale di salire per dare una mano anche in fase offensiva. E come spesso accade, i difensori si portano in avanti in occasione delle palline attive. Veretout. Dybala. Occhio a
Dybala. Intervento al limite del difensore, ruvido ma regolare. Dybala! Portiere che blocca senza problemi. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Juricic. Il pubblico di casa sembra quasi rassegnato di fronte a questa partita. Come sta andando la partita? Hanno ben poco da festeggiare. E c'è la parata senza difficoltà per il portiere. Tolian. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Recupera bene il pallone. De Vrij. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Brutto passaggio, recupero facile. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Deve andare a cross. Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. Occhio perché ci sarà un cambio. Ha disputato una gara eccellente come da previsioni e merita questa standing ovation da parte dei suoi tifosi. Veltman. Allarga il gioco sugli esterni. Va con il possesso palla. Si libera dell'avversario. Grande recupero in area. De Vrij. Riconquista il pallone con un buon tackle. Recupera palla intercettando bene il pallone. Spinazzola, cross sul palo lungo. Il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Allontana in calcio d'angolo. De Vrij non sa da. Dando il suo solito contributo oggi, conosciamo un giocatore nettamente migliore di quello che abbiamo visto fino a questo momento. Ha avuto poche occasioni per lasciare il segno oggi, questo è sicuramente uno dei motivi per cui sono sotto nel punteggio. Ci si aspetta molto di più da lui. Palla che resta in zona pericolosa. Può ricevere una posizione interessante. La mette in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Artiglia bene il pallone. Magnanelli, attenzione. Un tiro davvero inguardabile. Solo una grande fase difensiva non gli ha concesso la conclusione pulita. Dembe, Politano, gran palla in mezzo. Under. Politano della messa. Traversone bellissimo, perfetto, un cioccolatino giusto da spingere in gol. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Ha concluso in porta con determinazione, realizzando davvero un bel gol. Sì, la difesa non ha fatto in tempo a reagire. Ancora 600 secondi alla fine. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Under. Guadagna Melli. Intervento rischiosissimo, attenzione a Dybala qui, respinta col corpo. Ottimo intervento, senza fronzoli. Politano, posizione ideale. Dembele.
Francopolitano. Palla per Quadrado. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Sostituzione in arrivo. Premia la corsa sulla fascia. Occhio al centro. Occhio alla botta. Palo, ma il pallone torna in campo, pericolo. E c'è il gol. Dimostra di essere ancora in partita, anche se le speranze di recuperare sono pochissime. Grande gol. Conclusione ravvicinata, lascia scampo. Il divario nel punteggio è tale che davvero sembra assistere a un incontro fra squadre di categorie diverse. I tifosi si aspettavano la vittoria, magari non credevano che sarebbe stato così facile, Stefano. Intanto parla chiaro, Pierluigi, finora è stata una partita a senso unico. È in buona posizione. Scivolata, prova a andare, palla sul palo e poi gol. Trovano l'ennesimo gol, veramente una giornata fantastica per loro. Sono stati protagonisti di una performance fuori dall'ordinario per Luigi. Darà un'immensa soddisfazione ai tifosi. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Manuel Locatelli, ancora 3 minuti prima del fischio finale. Può avvicinarsi alla porta. Potrebbe crossare. Palla verso il centro dell'area. Non corre rischi, sceglie i pugni. Pallone perso. Lo vede. Prova a sorprenderlo. Tiro il respinto. Allontana il pallone di testa. Palla allontanata, ma solo temporaneamente. Ferrari. Juricic. Magnanelli. Spinazzola. Buon intervento difensivo. Sente il pericolo e allontana. Magnanelli. Spinazzola. De Frel. Occhio al cross verso il primo palo. Senza problemi il portiere, qui bravo in uscita. Tolian. E finisce così col triplice fischio arbitrato. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Vittoria e tripletta personale. Beh, per sperare giornata è migliore, è stato tra i più bravi, un vero trascinatore. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Abbiamo finito.
Ciccio alla conferenza stampa. A disposizione è finito. Grazie a tutti i partecipanti. C'è grande attesa per il match di oggi, anche i tifosi sembrano essersi calati perfettamente nel clima partita. Non cambiate canale, sta per andare in scena il match con il Napoli che affronta l'Inter.
Napoli fa da sfondo splendido al match di oggi, palcoscenico meraviglioso per questa sfida. Un saluto anche a Stefano Nava accanto a me per il commento tecnico. Della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Match di oggi che vede in campo Napoli e Inter. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. C'è grande attesa per il match tra Napoli e Inter, la squadra che ha segnato di più in campionato contro la miglior difesa. Prevedo un match combattuto, incerto. Molto dipenderà dalla giornata di attaccanti e difensori. Potrebbe venirne fuori una partita con tanti gol, ma anche un pareggio a reti inviolate. Ecco l'undici titolare del Napoli per questo match. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul 4-3-3. Tridente offensivo composto da due attaccanti schierati larghi sulle fasce e una punta. Dybala ha provato a pescare il jolly con questa conclusione della distanza. La potenza c'era tutta, la mira un po' meno. Palla fuori di poco, eh. Un tentativo comunque apprezzabile per coordinazione, forza e soprattutto coraggio. Consegnata agli avversari. Lozano. Allora interessante. Ecco il gol dell'1-0. La sbloccano subito. Ha colpito il volo senza lasciare scampo al portiere. Bravo a sfruttare l'assist perfetto del compagno. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Pronti a giocare con il Napoli che adesso deve gestire la situazione, sta conducendo la gara. Vessino, Eriksen. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Vessino, buona l'intuizione qui. Lukaku. Un'entrata decisa e efficace. Cuadrado. Veltman. Ottima qui l'imbucata. Lozano. Dybala. Azione che stava diventando pericolosa. Molto bravo il difensore. Veretout. Cosa fa ora? Ecco Dybala, occasione per Cuadrado, attenzione, ed è rete! Splendida la giocata a smarcare il compagno, poi chiude la pallina. E qui il replay evidenzia tutta la sua bravura nel farsi trovare nella posizione giusta per battere la rete da pochi passi. Dire che non poteva farci nulla su questa conclusione. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Regalano palla agli avversari. Lukaku. Lukaku. Ottima la copertura. Credo che possano davvero essere soddisfatti della loro stagione. Assolutamente. Sono lì tra i primi e possono sperare nella vittoria finale. L'Inter può giocarla nuovamente. Brozovic. Vessino riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Barella. Eriksen. Brozovic. Eriksen. Iago Aspas, grande numero, fantastico, occhio ad Eriksen, palo, attenzione però, è ancora buona, murato dal difensore,
Occhio al corner di Eriksen, possono dunque ripartire. Zinchenko. Occhio a questo lancio. Dybala si libera alla grande. Dybala! E c'è il gol del Napoli. E con questo gol il loro margine di vantaggio aumenta ulteriormente. Hanno ormai la vittoria in tasca. Si guai da quella fine, eh? La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. È una gara a senso unico questa ormai. Barella. Attenzione a Dybala. Attenzione a Dybala qui. Che gol! Splendida rete! Non ha sbagliato, ha tirato col portiere al termine di un portiere da manuale. Freddissimo sotto porta, ha saltato il portiere, l'ha battuto alla perfezione. Situazione 2 contro 1 da manuale. Il giocatore ha tirato sul suo portiere prima di servire il compagno smarcato per il più facile dei tapini. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. Asamoah. Dybala. Veretout. Palla molto interessante. Non può sbagliare da lì. Deve metterla da lì. Attenzione, ecco il gol. Ha finalizzato nel migliore dei modi, una splendida giocata collettiva in contropiede. È stato facile metterla da quella distanza. Era quasi impossibile sbagliare con la porta praticamente spalancata. Freddo, concentrato l'attaccante, questi gol sono facili, solo l'apparenza, Pier. Molti hanno sbagliato anche di peggio. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Asamoah, bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Lukaku. Barella. Asamoah. Lukaku. Qui il difensore ha delle responsabilità. Beh, direi molte, Pier. Traversore che viene intercettato. Palla toccata corta. Buono il cross, attento il difensore che allontana. De Gea, palla ancora in gioco. L'Inter può giocarla nuovamente. Asamoah. Punta l'area. Può metterla in area. Buona uscita del portiere sul cross. Brozovic. Eriksen. Eriksen va via. Vediamo cosa fa ora. La spazza via. Veretout. Veltman. Lozano. Intervento molto rischioso del difensore che ha avuto coraggio. I tifosi dimostrano di non aver gradito la decisione dell'arbitro. Per loro era rigore.
Brozovic. Asamoah. Lukaku. Lukaku col tocco filtrante. Palla messa dentro. Miracolo del portiere. Optano per il tocco corto. Un altro pallone in mezzo. Ci arriva con la punta delle dita. Sceglie l'appoggio. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Scattata molto bene qui la trappola del fuorigioco. Questa è un'ottima organizzazione di gioco. Gioco fermo, si è alzata la bandierina del guardialinee ed è offside. Ci sono proteste, sembrava una chiara azione da rete, ma il collaboratore dell'arbitro non ha avuto dubbi. Veretout, Lozano. Una prestazione che fin qui ha lasciato molto a desiderare, Stefano. Che ne pensi e che faresti se fossi al posto dell'allenatore? Inter in chiara difficoltà in questa prima frazione. L'allenatore dovrebbe, potrebbe rivedere l'assetto della squadra e magari spostare qualche pedina. Il modulo con cui sono scesi in campo non ha dato fin qui i risultati sperati. È ferma ma non controlla. Vessino. Possibilità di contropiede, attenzione. Brutto intervento, rischia il rosso qui. Un'espulsione che non dovrebbe comunque mettere in discussione il risultato, visto il largo vantaggio. Anche se nel calcio basta un episodio per ribaltare tutto, massima concentrazione fino alla fine. Attenzione perché è pericoloso. Tocco per Lukaku. Che classe questo giocatore. Grande classe direi. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Brozovic interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Paolo Dybala. Occhio a Dybala. Provano a raddoppiare l'attaccante che ha già segnato. Si è portato il pallone fuori anche grazie al contributo del pressing. Iago Aspas sembra meno ispirato del solito, troppo timido, questo gli impedisce di offrire il suo solito contributo. Non gli stanno arrivando tanti palloni giocabili, è vero, ma la colpa è anche sua, deve metterci più impegno, liberarsi dalla marcatura e farsi vedere dai compagni se vuole toccare più palloni e rendersi pericoloso. Ottime qualità nel possesso fin qui. Iago Aspas, Vessino. Ecco Lukaku, si libera alla grande. De Gea dice di no. Viene ammonito dunque per il precedente fallo prima del vantaggio, no Stefano? Sì, 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 non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo. De Gea, ma non è finita. Ha spazio per andare. Si tuffa e smette il gol. Occhio al cross di Eriksen. E il portiere si arriva sul colpo di testa. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Attenzione che l'arbitro l'aveva già ammonito in precedenza. Secondo giallo e adesso la squadra dovrà fare a meno di lui. E sono anche curioso di vedere come l'allenatore deciderà di schierarlo in campo adesso. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se n'è accorto. Punizione affidata a Christian Eriksen. Vedremo se la sfrutterà a dovere.
sfiorato la traversa qui. Punizione battuta davvero bene, direi. Mancata solo un po' di precisione per far scendere la palla. Buon possesso di palla. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. 5-0, sembra già una sentenza dopo il primo tempo. Squadra di Casamatti al termine del primo tempo. Ennesima prova di forza dell'attacco, che si conferma il migliore del campionato. Partita che ormai sembra archiviata. Lozano, pallone interessante. Ecco il gol dell'1-0, la sbloccano subito. Vediamo cosa fa ora. Ecco di palla, occasione per Quadrato, attenzione. Ed è rete! Splendida la giocata a smarcare il compagno. Occhio a questo lancio. Dybala si libera alla grande. Dybala! E c'è il gol del Napoli. Attenzione a Dybala. Che gol! Splendida rete! Non ha sbagliato a giocare un gol. Interessante. Non può sbagliare da lì. Deve metterlo da lì. Attenzione, ecco il gol. Ha finalizzato nel migliore dei modi. Secondo tempo che inizia in questo istante, vedremo se riusciranno a reagire e a salvare almeno la faccia. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Può metterla in mezzo. Difensore che ha cercato il tutto per salvare la porta. Non si interviene in scivolata in aria, lo segnano anche i bambini delle scuole calcio. Ha corso un grosso rischio qui. Gran palla, occhio Eriksen. Ha affondato il tackle nel tentativo di salvare una... C'è il fischio dell'arbitro, calcio di rigore per l'Inter. Beh, ma qui secondo me, oltre al rigore, ci stava sicuramente anche il cartellino. Che ne pensi? Non c'è dubbio. Ha commesso un fallo molto duro. Forse concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Rigore trasformato con grande freddezza. Rigore calciato con sicurezza, palla che finisce in rete. Bella, decisa, ferma questa conclusione, non ha lasciato scampo al portiere. Un altro gol dunque, e adesso il punteggio è sul 5-1.
Lukaku. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Sale Cuadrado. Ha spazio per andare. Scivolata. Ecco il tiro. Non la tiene a Darovic. Attenzione a Dybala qui. E c'è il gol del Napoli. Non altrettanto la difesa della copertura sul suo primo intervento. Aveva fatto un mezzo miracolo sulla prima conclusione, ma si è dovuto arrendere sulla ribattuta. Davvero clamorosa la distanza fra le due squadre, 6-1, enorme, è una partita molto spettacolare. Questo è il prossimo avversario dei padroni di casa nel prossimo turno di Serie A. C'è la touche, la rimessa con le mani. Stefano, un tuo giudizio sul match che attende l'Inter. Affronterà l'Atalanta, prossimo incontro di anno. Impegno sulla carta agevole, il loro nemico principale potrebbe essere proprio l'eccessiva confidenza, scendere in campo credendo di fare il bello e il cattivo tempo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Occhio ad Eriksen. Eriksen va via. Grande recupero. Ferma Lukaku. De Gea, palla ancora in gioco. C'è una notizia importante. Occhio a questo lancio. Servito bene Dybala. E il pallone entra ed è gol. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. E con questo sono tre. Vedremo se si fermerà qui ora o se andrà avanti a farne altri. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico, il tecnico può allentare un po' la tensione. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. Il divario nel punteggio è tale che davvero sembra di assistere a un incontro fra squadre di categorie diverse. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Ecco Vessino. Ha spazio per andare. La giacca corta sul primo palo. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Vediamo cosa fa ora. Sarà calcio di punizione contro il Napoli. C'è la munizione per il giocatore del Napoli, arbitro che non poteva decidere diversamente qui. Direi proprio di no, Pier. Se fossi l'allenatore lo inviterei a darsi una calmata prima che sia troppo tardi. Si accomoda in panchina, c'è il boato come sentite del pubblico, ma direttamente soddisfatto della prestazione di questo giocatore. Dai, ha poco da rimproverarsi, oggi è stato tra i protagonisti nelle file della sua squadra. È tutto pronto! Potrebbe anche provare la botta da lì, anche se... Ha cercato la conclusione diretta in porta, nonostante la distanza fosse davvero proibitiva. Alla che è uscita di un niente! Zinchenko. Paolo Dybala. Pallone interessante di Dybala. Fuori gioco, offside, è tutto fermo. Ma che brivido in difesa. E qui hanno rischiato, eh? Palla consegnata agli avversari. C'è spazio per il Nino Maravilla sulla fascia. Occhio a Sanchez. Occhio al traversone. Con questa palla e punta alla porta. Palo che restringe il pallone che è ancora in gioco. Risolve una situazione complessa. Zinchenko. No, staranno ancora ripensando all'occasione di prima, Pier. Avevano indirizzata bene solo i lane. Gli hanno impedito di segnare. Alexis Sanchez. Godin. Brozovic.
Palla profonda per Sanchez. Lo vede. Da lì può crossare. Cerca il secondo palo. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante. Era già... Pallone interessante di Dybala. Riceve palla, posizione interessante. E c'è il gol! Palla in rete! Il portiere l'ha toccata, ma non è riuscito a evitare che la palla entrasse. C'è una sola squadra in campo oggi, come dimostra anche il punteggio. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Pallone perso. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Lukaku. Barella. Cerca Eriksen con questo lancio. Occhio Eriksen. Attenzione, occasione! Interviene il portiere, smette il pericolo. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Sembrava un gol già fatto. Oh là là! Difficile capire cosa sia successo. Un calo di concentrazione forse? Opportunità per il Napoli. Palo e non è finita, attenzione! Pericolo scampato, decisivo l'intervento. Sarà corner. Dybala anche oggi sta regalando lampi magnifici della sua classe con giocate spettacolari. Ha concluso diverse volte verso la porta avversaria, trovando anche il gol in più di un'occasione. Credo che il portiere se lo sognerà anche la notte. Occhio al corner. Palla che finisce sul fondo. Era una buona possibilità da ottima posizione. Si starà mangiando le mani perché era veramente uno splendido assist. Questo è un dolcetto da scartare sotto misura, ma ha sbagliato tutto con questo colpo di testa. Douglas Costa, Cuadrado, Paulo Dybala, Douglas Costa. Palla gol per Douglas Costa. E c'è il gol! Ha segnato sfruttando uno dei primi palloni toccati dal suo ingresso in campo. Azione personale da vedere, rivedere, da vedere e rivedere. Gli hanno lasciato tempo e spazio per avanzare e concludere a rete. E lui... ha fatto bene, se li hai presi tutti. Match fin qui a senso unico, si attende solo il fischio dell'arbitro per porre fine a questa esecuzione. Sanchez può metterla in mezzo. Occhio al cross sul primo palo. Portiere sulla traiettoria, nessun problema. Cuadrado. Paulo Dybala. C'è campo per lui. Sul tiro l'avvicinato, che ha fatto Handanovic? La mette in mezzo Dybala. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Lukaku. Brozovic. Sanchez. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Può appoggiarla a un compagno. Ecco Lukaku. Palla messa dentro. Ha dosato male la potenza qui, palla irraggiungibile. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Buona l'idea di Eriksen. De Gea, ma non è finita. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Sanchez. Thiago Aspas. Brozovic. La rete che nulla toglie, nulla aggiunge alla sostanza del risultato, rende forse la sconfitta meno amara, se vogliamo trovare ovviamente qualcosa di positivo. Il fatto però che abbiano continuato a spingere fino alla fine, nonostante il risultato fosse già ampiamente compromesso, lascia ben sperare per il futuro.
occhio al calcio di punizione per il Napoli. Attenzione perché è pericoloso. Palla gol per Douglas Costa. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. È pronta la sostituzione. Eriksen. Difficile trovare aggettivi per descrivere la loro prestazione oggi. Diciamo che possono fare molto, ma molto meglio di così. Punteggio che non lascia. Molti dubbi. Difficile per l'Inter pensare di rimontarla in quest'ultimo scorcio di gara. Si attende solo il triplice fischio per dare il via ai processi e magari individuare i colpevoli. Beh, io credo che sia più importante pensare a come migliorare questo trend che non va bene per una società così importante. Brozovic. Un altro pallone in mezzo. La difesa continua a rifugiarsi in angolo. Sono in affanno. Al corner di Eriksen, non un granché qui il tentativo di testa, girata che è terminata lontana dai pali. Ma credo l'abbia colpita con la parte alta, non con la fronte. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Iago Aspas, Eriksen, Brozovic, Alexis Sanchez, attenzione. Fuori gioco, stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, era fuori gioco. Eriksen. Si giocherà ancora per 240 secondi. Recupero importante, vediamo se ci saranno delle sorprese. Chance per il cross. De Gea, palla ancora in gioco. Occhio a Lukaku. Allontana il pallone, peccato, deve essere una buona opportunità. Esce e recupera il pallone. Attenzione al pressing. Gran giocata qui. Imprevedibile. Moses. Eriksen. Punta l'area. Iago Aspas. Ecco Lukaku. Sicuro l'intervento del portiere. L'arbitro fischia dunque la fine del match. Stefano, vorrei un giudizio sulla prova di Dybala. Vittoria di tripletta personale. Beh, poteva sperare in una giornata migliore. È stato tra i più bravi. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande.